Grazie per l'accoglienza squisita. How do you like? You like accordion, playing the accordion? You like that? I'm not that good. Well, you know what? Guitar. You guitar, but you know what? We have someone who is a champion accordionist. Oh my gosh. And Nico's going to speak with him right now. Ciao, Nico. Ciao, Nico. Ciao, grazie, Andrea. Io sono qui con il giovanissimo Francesco Tassoni, appena 28 anni. Tu frequenti ancora l'università o hai finito? Sì, sono agli sgoccioli dell'Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza. Oh, giurisprudenza, ma nel frattempo mi pare che dal 1991 sì. Ti è venuta la passione dell'organetto, come mai? Sì, diciamo che la passione c'è stata da sempre, perché è un po' ereditaria. Mio padre, mio nonno e anche altri di famiglia, sia materni che paterni, suonavano l'organetto, quindi è tutto un po' ereditario. Nel 91 ho iniziato appunto a praticare questa passione, metterla in atto, ed è venuta fuori questa carriera. Questa carriera artistica. Tra parentesi, diciamo, sei abruzzese. Di dove? Sono teramano, proprio di un proprio paesino. Di Teramo? Sì, Teramo città, però sono nato in una frazione del comune di Torricella Sicura, che è proprio vicino Teramo. Teramo. Io credo che nel 1955 o 56 sono passato per Teramo, abbiamo fatto uno spettacolo lì con Carlo Croccolo a Teramo. Bene, e so che hai vinto già parecchi titoli. Nel 95 sei diventato campione italiano junior. Sì. L'anno successivo, nel 96, campione del mondo junior. E nel 97 campione europeo junior. Mamma mia, sei forte proprio. Grazie. Ci è voluto molto impegno, molto allenamento, costanza, passione, che è il motore. È il motore principale. Quindi per un giovane andare con l'organetto, questo è uno strumento piccolo, ma è difficile. Sì, molto difficile, perché è più della fisarmonica difficile, vero? Effettivamente sì, in quanto ogni tasto produce due note, una tirando il mandice e l'altra chiudendolo, e quindi le difficoltà aumentano. E quindi le difficoltà aumentano. Adesso, per dare un omaggio al grande Domenico Modugno, tu vuoi proprio presentarci, che per organetto usualmente non si fa, esatto, il grande successo che tutti chiamano Volare qui nel Nord America, ma era Nel Blu, dipinto di blu, che quest'anno compie appunto 50 anni, e riceverà un grande omaggio per la sua carriera. Purtroppo non c'è più il grande Domenico Modugno, grandissimo amico mio, e ho conosciuto anche il Franco Migliacci, l'autore delle parole. Quindi a te adesso i microfoni per ascoltare Nel Blu, dipinto di blu. Grazie. All'organetto il bravo e simpatico campione del mondo, Francesco Tassoni.